Sì, noi dal primo giorno in cui ci siamo insediati abbiamo impostato il nostro discorso sul rispetto delle regole e sulla legalità e oggi agiamo per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico riportando il tutto all'interno delle regole. Abbiamo notificato alcuni provvedimenti di chiusura di locali che erano già in un'ottica di reiterazione di occupazione abusiva e abbiamo notificato 12 provvedimenti di avvio del procedimento di decadenza dall'occupazione del suolo pubblico per altri locali che senza autorizzazione occupavano spazi pubblici. Abbiamo deciso di muoverci in questo senso non per penalizzare le attività commerciali ma per fare in modo che tutti possano rispettare le regole, perché all'interno delle regole cresce sicuramente un'impresa sana, un'impresa solida, e noi vogliamo favorire le imprese che fanno attività commerciali e di ristorazione in questa città, ma lo fanno all'interno delle regole, nel rispetto di tutti. Invece chi pensa che questa città sia diventata una giungla, una casba oppure una città dove i controlli non esistano può ovviamente pensare altro, perché da oggi in poi i controlli ci saranno, ma saranno controlli efficaci e nello stesso tempo avvieremo un tavolo di confronto con gli operatori seri che vogliono fare attività commerciale a Pescara e che vogliono avere anche spazi di occupazione di suolo pubblico giusti, legati alle loro attività, ma nel rispetto delle regole. Purtroppo fino ad oggi questo non è successo, questa situazione è stata molto trascurata e devo dire che nel primo intervento che ho fatto nel tavolo per la sicurezza urbana, la contestazione che è venuta dal prefetto, dal questore e dalle altre forze dell'ordine è stata proprio quella che il comune non aveva assolutamente attenzione rispetto al rispetto di alcune regole. Ecco, oggi invece è cambiato tutto, oggi le regole si rispettano, ma tutte le regole si rispettano, perché siamo andati negli immobili degradati che non rispettano i criteri di sicurezza, andremo nelle case di edilizia residenziale pubblica occupate abusivamente e ovviamente le libereremo con degli sfratti mirati e ragioneremo anche sull'occupazione di suolo pubblico, perché quello è suolo pubblico a disposizione della collettività, noi vogliamo che lo sia, chi vuole fare attività in quello spazio deve fare un'attività all'interno delle regole e potrà farlo tranquillamente a Pescara, però cominciamo a rispettare le regole.